Oggi parleremo di un'ottima cover per il nostro iPad Pro 9.7. Ciao a tutti, oggi voglio farvi una piccola review di questa cover destinata a tutti i possessori come me del nuovo nato in casa Apple, ovvero l'iPad Pro 9.7. La cover è distribuita dalla nota azienda Horsley. Allora, questa bellissima cover, a mio parere, è fabbricata con un'ottima finta pelle, però dalla sensazione e dal tatto posso assicurarvi che il risultato è veramente ottimo. Sembra veramente pelle, ma invece non lo è. Allora, cosa differisce questa cover da tutte le altre che ci sono in commercio? Oltre a essere appunto in questo materiale di similpelle nera, all'interno è stata dotata di alcune caratteristiche molto funzionali, a mio parere. Allora, come potete vedere, salta subito all'occhio queste tre cose, praticamente questi tre, diciamo, tra virgolette, accessori che ci sono all'interno, che non sono altro appunto, come dicevo prima, delle novità inserite in questa cover per facilitarci al meglio alcune cose che ad alcuni potrebbero essere utili. Ovvero, da questo lato abbiamo un portacarte, carte di credito, carte di raccolta punti, schede magnetiche, insomma le classiche carte di credito, postpay, quelle che conosciamo un po' tutti. Qua abbiamo delle piccole, come posso dire, tasche per poter inserire delle micro SD, quindi micro SD oppure anche altre, cioè nascono per delle micro SD, però voi potete inserire tutto quello che può entrare in queste tasche, che vi può, insomma, essere utile sempre tenerle all'interno di questa cover. E un'altra cosa molto interessante che non avevo visto prima, o meglio avevo visto in altre cover molto più specifiche di questa cinghia ci consentirà di fare cosa? Una volta che noi avremo posizionato il nostro iPad all'interno, possiamo girare la patta frontale della cover, inserire la nostra mano all'interno e quindi cosa ci consentirà? Di poter tenere in modo saldo il nostro iPad se siamo all'impiedi oppure dobbiamo utilizzarlo solamente con una mano. Come potete vedere, infatti, rimarrà ben salda la cover e questa specie di fascia, questa specie di cinghia ci consentirà di non perdere l'iPad mentre lo teniamo con una mano e magari stiamo scrivendo. Una cosa veramente, devo dire, comoda. Allora, invece adesso togliamo le protezioni interne. Allora, il materiale interno è molto vellutato, quindi questo ci consentirà di non graffiare minimamente il nostro iPad una volta inserito. Qua abbiamo una chiusura a strappo. E lateralmente abbiamo un elastico che ci consentirà di inserire o una normalissima stylus pen, quelle semplicissime che ci viene comunque corredata con la nostra cover. Possiamo inserire qua una penna normalissima, da questo lato abbiamo la stylus praticamente, e quelle praticamente le normalissime penne con questo specie di tappino che ci consente di poter essere utilizzate negli schermi touchscreen. Allora, nella parte posteriore abbiamo la fessura che ci consentirà di poter lasciare libera la fotocamera, il flash e il microfono. Questa praticamente è l'inceneratura che, una volta girata la patta frontale della nostra cover, la inseriremo all'interno per avere un supporto più comodo e fermo per poter utilizzare l'iPad in modalità landscape. O in questo caso così, quindi perfetto. Allora, non ci resta che andare a inserire il nostro iPad per vedere se tutto coincide perfettamente. Allora, ecco qui il nostro iPad. Scusatemi se è un po', diciamo, tra virgolette, zozzo di impronte. E allora, vediamo come deve essere inserito. Allora, dovrebbe essere così. Allora, sì, si inserisce proprio in questo modo. Si apre quella piccola linguetta a strappo e si fa scorrere all'interno. Ecco qui, vediamo se ci riesco. Ecco qui, perfetto. Non vorrei dire una cavolata, ma penso di no. Sì, allora, poi questo si mette nel sotto. Una volta che è entrato, ecco qui. Ecco qui, perfetto.
Ecco qua. Ecco qui. Ecco qui il nostro iPad inserito. Qua abbiamo, faccio vedere che rimane tutto ben libero. Fotocamera, flash e microfono. Non so se si riesce a vedere. Comunque vi garantisco che rimangono liberi. Allora, anche questa cover ha la funzionalità sleep, ovvero che quando l'apriremo o la chiuderemo il nostro iPad andrà in standby. Al momento è spento, quindi non potete vederlo. Allora, a chi è destinata questa cover? Questa cover è destinata soprattutto a quelle persone che non hanno, sono più propensi ad avere delle cover che proteggono totalmente il dispositivo, ma che poi alla fine, come potete vedere, lo rendono un po' più spesso, diciamo, del normale. Non sono di quelle cover slim che bisogna comunque scendere a compromessi. Se uno vuole un prodotto un po', magari un pochettino più ricercato, ovvero questo materiale in finta pelle, abbiamo queste funzionalità che vi ho detto prima, porta carte di credito, porta SIM card, SD card, e questa, secondo me, è molto molto utile cinghia, che, come vi ho fatto vedere prima, una volta inserita la mano all'interno, potremmo tenere in modo saldo il nostro iPad con una mano soltanto. Certo, non possiamo metterci a ballare, però è una protezione in più rispetto a quando noi utilizziamo le cover senza avere questa cinghia messa nella parte, ve lo faccio vedere, del retro della nostra mano. Allora, altro fattore importante e non meno importante è il fattore prezzo. Questa cover, consideriamo che, come vi ho detto prima, è di ottima fattura, costa praticamente molto molto poco, siamo sotto i 10 euro, siamo intorno ai 9,50 su Amazon al momento, questo è il prezzo di vendita. Quindi per me è promossa a pieni voti, sia come qualità, sia come tipo di protezione, sia come... sono molto gradite queste nuove funzioni che hanno inserito all'interno. Invece, per concludere, vi dico che queste cover è disponibile nella colorazione nera e nella colorazione rosa. Identica cosa per l'iPad Pro da 12.9, stessa caratteristiche, stesso materiale, stessa qualità. Questo è appunto per il fratello maggiore.